Finito di lavorare e adesso si va a casa. Posso fare le foto e metterle su Instagram? Un chilo di questo costa 17 Niente. 6 cannoli. euro. Vedi, così sono i tavoli. Quelli Sono grandi. troppo grandi. Teruelli, questi quanti li hai pagati? 50 4,50. Pomodori secchi, un bel barattolo, 7,50 euro. Da mezzo chilo. 7,41 euro. Questa qui. 4,84 euro la burrata. Abbiamo preso due. E la bufala. Beh, direi che è buono. Sì, come la fai? Ne apro una. No. Po' di burro cacao, che questo è il migliore. Comunque, ieri, che era lunedì, oggi è martedì, ho fatto il semipermanente. Stamattina sono andata a lavorare e il risultato è che, non so se si vede, ma si sta rompendo. Cioè, che poi ho messo quello per farlo diventare opaco, non mi ricordo come si chiama il nome, che è diventato così lo smalto, che in teoria dovrebbe essere un rosso cuoco, ma a me sembra opaco. L'unica cosa è che secondo me non dura niente, dato che l'ho messo ieri e stamattina si è già... cioè, praticamente non so neanche se si vede. Ma non lo so. Comunque niente. Vabbè. Sono andata a prendere un po' di burrata, quello che avete visto. Perché a Como c'è un negozio dove vendono queste cose qua. È la prima volta che vado, che li prendo. E allora ho voluto provarli. E che capelli. E niente, siccome dopo voglio fare una cosa molto carina, come avete letto nel titolo, prima però devo andare al supermercato perché mi servono gli ingredienti. Dato che non ce li ho, dovrei andare al supermercato. Per cui tra poco andiamo al supermercato, compriamo gli ingredienti e poi vi faccio vedere in poche parole cosa vorrei combinare per continuare questo vlog diverso dal solito, diverso dagli altri, dato che non mi piace fare sempre gli stessi video, sempre le stesse cose, e allora preferisco cambiare, fare anche i vlog diversi. Cioè, i capelli che fanno cagare, ok, che vabbè, sono andata a lavorare e ci sta, però sembrano, non so, tutti vabbè, lasciamo perdere. Ci vediamo dopo.
Vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, totale 38,70. Dato che voglio fare una cosa un po' particolare, un po' diversa, allora vi faccio vedere le cose che ho preso. Allora, prima di tutto iniziamo con quelli che non c'entrano niente. Sono questo, è il sapone alla mandorla, buonissimo. Lo sto provando, cioè l'ho quasi finito. Costa, allora vediamo se lo trovo, dovrebbe costare, ok, 1,99 ed è buonissimo, ve lo consiglio, è ottimo come sapone, è un sapone delicato ed è ottimo. Queste sono le cose che non interessano, cioè nel senso che non c'entrano niente, ma ve le faccio vedere. Lo spazzolino, questo qui, 1,79 euro in promozione invece di 3 euro mi sembra. L'ho preso perché il mio ovviamente l'ho rotto e ho preso questo qua, viola. Poi ok, invece le cose fondamentali e quello che mi serviva per una cosa spettacolare sono la Nutella, che l'ho pagata 5,69 euro, questa è di 750 grammi, per cui servirà la Nutella. Poi il colorante, questo è il colorante blu, serve il colorante blu, che praticamente il colorante 1,95 euro. Poi la panna, questa qui l'ho pagata 1,15 euro e l'hanno anche aumentata, prima era 99, adesso 1,15 euro. Questa è di 200 ml, ne ho presi 3 panne. Poi cioccolato, questo l'ho pagato 2,19 euro, l'ho presi 2. Dovrebbe servirne uno, però non si sa mai, ne ho presi 2. Questi sono di 200 grammi, 400, sono piccolini e serve il cioccolato fondente, per cui cioccolato fondente. E per finire, l'unica bomba, che ovviamente avete già visto sia nel titolo che diciamo nella foto, che sono gli Oreo di Chiara Ferragni. Questo qua. Questo è uno strato più grosso di quelli altri normali. E siccome mi è venuto in mente una cosa, spero, non so se verrà, ma ovviamente lo sapete. Cioè, lo scoprirete a fine video. Ne ho presi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questi sono 6 pacchetti. Allora, in teoria servono 3 pacchetti di questi, ma dipende dalla teglia, per cui non lo so di preciso. Lo scopriremo insieme
E dato che questa è la nuova collezione di Chiara Ferragni, questo qui l'ho pagato 1,25 euro l'uno. Dato che con l'acquisto di due pacchetti Oreo, io ne ho presi 6, è probabile che puoi vincere la collezione che ha fatto lei, cioè la maglietta e la felpa. Ovviamente non sarà così, perché lo so che io perdo. Prima facciamo il dolce, poi vediamo se abbiamo vinto il concorso sul sito. E non lo so, perché io scommetto che non ho vinto sul sito, anche se ho preso tutte queste confezioni. Praticamente era una confezione al supermercato e ho detto perché non prenderli tutti, dato che mi serve per fare il dolce. Alla fine ho preso tutti questi pacchetti. Per cui andiamo a vedere di fare il dolce. E poi, perché vi dico i passaggi e tutto, non sto a fare un video a parte, ve lo farò praticamente in questo vlog. Per cui non so neanche quanto durerà. Vabbè. Allora, adesso andiamo. Ah, ovviamente serve anche l'altro cioccolato tipo al latte e il colorante rosa. Dato che non l'ho trovato al supermercato, al Bennett, adesso è andato il mio ragazzo a comprarlo, cioè a vedere se nell'altro supermercato del Gran Mercato lo trova. Ma sarà un po' dura che lo troverà, ma vabbè. E volevo farvi vedere praticamente quello che vorrei fare. Sono questi qua, praticamente il logo di Chiara Ferragni. E siccome non l'ho mai fatta, è una cosa particolare, una cosa bella, allora ho voluto provare a vedere se riesco e a vedere se posso farlo, ma spero di sì. Cioè, uno questo e uno fatto così. Ovviamente ne ho stampati 5 con l'occhio e 5 così. Per cui adesso ok. Direi che bastano. Speriamo. Lo scontrino, siccome ci serve, lo lasciamo vicino al computer, perché così almeno scopriremo se ho vinto. Per cui mi raccomando, guardate fino in fondo il video, anche se le speranze sono poche. Andiamo a fare il dolce. Cucciamo i biscotti. Allora, il primo strato l'ho fatto. Adesso facciamo così e mettiamo tutti i biscotti. Senza toccare il bordo. Ma questi? Non mi serve. Mi metto su lì. Poi ci mettete la panna, che ovviamente dovete montare. E
e ovviamente la Nutella, praticamente come ho fatto nello strato sotto. Dato che io non ho la teglia, quella che si apre per la torta, ho dovuto per forza inventarla io. Qui ci ho messo la carta d'alluminio. Per cui diciamo che ho usato per forza questa cosa qua, perché sennò non viene la torta. Comunque continuiamo così. Mettiamo la penna. Dato che il colorante rosa non l'ha trovato, alla fine mi tocca inventare un altro. Decorazione. Comunque mettiamo la panna sopra i biscotti. Mettiamo la Nutella. E ovviamente fate sempre così. Io farò tre strati per farla alta. Voi potete farla anche 4-5 strati, dipende se la volete alta o bassa. Comunque mettiamo la Nutella e continuiamo così sempre a fare la stessa cosa. Se per caso non vi piace la Nutella potete mettere altre creme. Io ovviamente metto la Nutella perché so che viene buona e perché mi piace. Ok, dopo aver fatto tre strati la mettiamo nel frigo per almeno 3 ore, anche 4. Che casino. Ovviamente quelli avanzati li facciamo come decorazione, che poi li tagliamo così, li dividiamo in due parti e poi ce li mettiamo come decorazioni sopra. E vi faccio vedere poi la fine per fare la decorazione. Intanto che aspettiamo 3 ore che si fa la torta in frigo, scopriamo subito se possiamo vincere, diciamo, la maglietta di Chiara Ferragni sul sito. Proviamo, però non credo proprio. Allora, se acquisti 2 confezioni, inserisci i dati dello scontrino, scopri subito se hai vinto, che in teoria dovrebbero mettere scopri subito se non hai vinto, sinceramente, perché non vinci mai in tutti i concorsi che fanno. Ok, allora, insieme per dare un nuovo gusto allo stile, proviamo a vedere se... No, dovrebbe essere in fondo. Ok, gioca ora. Compila i campi richiesti e incrocia le dita. Se ti appariranno i tag di Chiara Ferragni, avrai vinto una t-shirt o una felpa della Capsule Collection. Io non credo proprio che vinco, però proviamo a vedere. Allora, per gli acquisti fisici, dati documento all'acquisto. Ok, allora devo mettere l'importo dello scontrino, poi i miei dati personali, data di nascita, nome, cognome, mail, e proviamo a giocare insieme. Allora, ovviamente questo procedimento lo taglio perché ci sono i miei dati,
per cui non ve lo faccio vedere e proviamo dopo se vinciamo. Intanto inserisco i dati. Ok, proviamo a giocare, facciamo gioca ora. Non hai vinto, lo sapevo. Non hai vinto, ma si sapeva. Ma non ti arrendere, altri due pacchi Oreo per giocare nuovamente. Sì. Praticamente dovresti comprare almeno, quanto? 10 scatole solo per le Oreo. Calcola che la felpa costa 100 e passa euro. E magari tutta Italia. Per cui 10.000 vincenti. Cioè, alla fine, vabbè, lo sapevo che non avevo vinto perché io ci ho provato, ma tanto è inutile, anche se fai altri, come che si chiama? Altri giochi con partecipo ai concorsi, eccetera, eccetera. È normale che sappiamo che non vinci mai. Almeno che hai un culo della Madonna, ma si sapeva. Ok, siamo stati sfigati e non abbiamo vinto diciamo, la felpa di Chiara. E così, vabbè, niente. Comunque, calcola che nei siti, tipo qua, costa 2,90€. Io l'ho pagato 1,25€ e qua 2,90€. Ma 1,25€ l'ho pagato io. I biscotti. Invece qua c'è scritto 2,90€. Peccato, perché mi piaceva avere la felpa. Perché praticamente questa qua erano questi due. Questa è la felpa che non è, cioè, abbastanza carina, la maglietta. Vabbè, c'è andata male. Fa niente. Questo è. Adesso aspettiamo che si fa la torta e poi vediamo. Sì. Stacchiamo questi. Metà. Con delicatezza. Devo mettere così. Risultato finale. Allora, sinceramente doveva essere rosa la torta, un po' rosa, ma dato che non ho trovato il colorante, alla fine ho dovuto per forza lasciarla bianca. Comunque, questo è il risultato. Ovviamente gli occhi dovevano essere più piccoli, invece ho trovato solo questi qua grandi, per cui ho praticamente fatto così. Io ci ho provato, pensavo che veniva, ho fatto provare a fare gli occhi anche di dietro, ho provato a farla e vi lascio la vera torta, la foto della torta, di come doveva essere, ve la lascio qua, così vedete come doveva essere la torta. È facilissima da usare, da preparare. Comunque non è male, dai, è venuta bene. Calcolate che doveva esserci praticamente intorno la panna, ovviamente rosa, e anche intorno qua, ma ho cambiato e l'ho fatta diventare bianca. Vabbè, dai, l'importante è aver provato a farla, e stasera vi faccio vedere com'è dentro, com'è fatta. Comunque, volevo farvi vedere
i biscotti come sono fatti. Praticamente hanno il doppio strato di crema dentro, invece gli altri sono più sottili. La torta è facile da fare, per cui se volete farla anche voi è semplice e facile da fare. La prossima volta metterò la ricetta a parte e sperando di trovare il colorante, se no lo comprerei su Amazon, anche se 18 euro è un po' troppo per 5 coloranti, secondo me. Però non lo so, è buono perché l'ho assaggiato ed è buono, però dopo un po' fa venire la nausea. Cioè, io non sono una che mangia tante, cioè queste cose qua non è che le mangio ogni tanto così, ma dopo un po' mi viene la nausea pure di mangiarle. Se volete vedere le foto che ho fatto sia per i debiti, cioè quelli, le foto con i biscotti, questi qui, e le foto della torta, una foto ve l'ho messa nella schermata del video, però ce ne sono altre molto belle che ho fatto. Se volete vederle, seguitemi su Instagram, che ve lo lascio qua, così almeno date un'occhiata alle foto se se volete guardarle, non so. Io ho provato a fare la torta, diciamo che ovviamente è buona, perché biscotto, panna e Nutella viene buono. Forse l'unica cosa più difficile da fare è la decorazione, per cui diciamo che la decorazione è un po' complicata, un po'. Però piano piano, se stai dietro, riesci a farla. E niente, siccome questa era la collezione nuova che ha fatto ovviamente Chiara Ferragni delle Oreo, io volevo provare a fare questa cosa qua, un po' diversa. Infatti questo video è dedicato alla collezione. Ok, basta. Non so quanto è durato questo video, spero non tanto. Niente, volevo farvi vedere ovviamente i biscotti, il dolce fatto, provatelo anche voi. Se fate le mie ricette, taggatemi su Instagram, se no mi taggate, non so, anche su YouTube, non so. Comunque fatemelo sapere, così almeno vediamo se come verrà a voi. Io ci ho provato. Spero che la prossima volta che riuscirò a trovare il colorante rosa, speriamo di migliorare con la decorazione. Speriamo. Comunque niente. Chiudo qua il vlog, perché credo che non ho niente da far vedere e niente da dirvi. Io intanto vado a fare qualcosa. E niente, allora, siccome non voglio chiuderlo così, lo chiudo un po' diverso e poi, cioè, vi farò vedere come, per cui guardatelo sempre fino in fondo il video. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, seguitemi su Instagram che lascerò le foto nuove, e niente, un like, iscrivetevi al canale. No, e un commentino qua sotto. Mi dimentico anche. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Intanto continuo qualche clip belli da farvi vedere.
l'albero di ciliegia. Praticamente dove? Woods. È nel nostro... Ci sono anche i fiori, le margherite, perché abbiamo, diciamo, il prato e il pezzettino e ci abbiamo l'albero.